Io sono Davide Barracosta, da Geota Kistumat, insieme ai colleghi Ferdinando Battipaglia e Salvatore Bartiromo. Oggi faremo un corso riguardante l'utilizzo del sistema GPS nella topografia. Il corso è strutturato in questa maniera: guarderemo prima una base teorica, adesso, quindi prenderemo alcune nozioni. Ho cercato di non appesantire la cosa perché altrimenti ce lo mettiamo tutti. Poi usciremo fuori, andremo a fare un piccolo rilievo, guarderemo come si è offerto uno scarico dati sul PC e successivamente come va effettuato un picchiettamento sul territorio. Quindi guarderemo, diciamo, le basi dell'utilizzo del GPS in topografia. Il corso ha la durata di circa 3 ore, quindi super giù per 1:30 dovremmo essere tutti quanti liberi, oppure è aperta una sessione di domande aperte se avete particolari curiosità sul GPS, oppure alcuni punti che non vi sono stati chiari. Faremo una piccola discussione e quindi avremo una prima parte di circa un'ora della parte, guarderemo la parte teorica, poi usciremo fuori e faremo un po' di pratica sostanzialmente. La strumentazione che utilizzeremo è della strumentazione Stonex, sono dei sistemi satellitari. Sostanzialmente il principio del sistema GPS è uguale per tutti. Quello che cambia un po' è la parte esterna, il chipset all'interno, quindi la sensibilità del nostro ricevitore, il palmare, il programma che utilizziamo per fare il rilievo. Ok, quindi come ho detto, per quanto riguarda la parte teorica, andremo a studiare un po' quello che è il sistema di posizionamento globale, che cos'è il GPS, che a volte la terminologia è impropriamente usata, quali sono i fattori che influenzano l'utilizzo del GPS, le varie tecniche per differenziali, le metodologie di rilievo della topografia e le applicazioni topografiche. La parte pratica, come ho già anticipato, andremo a fare un piccolo rilievo, batteremo 3-4 punti, 5 punti, quindi andremo a vedere come si predispone un progetto con l'utilizzo del GPS, andremo a fare lo scarico dati e poi il tracciamento, magari scarichiamo il nostro rilievo sul PC, andremo a posizionare dei nuovi punti e poi lo andremo a tracciare sul territorio sostanzialmente. Che cos'è il GPS? GPS è l'acronimo di Global Positioning System, è un sistema di posizionamento globale con l'utilizzo dei satelliti. Il sistema, nome completo è Navistar GPS, c'è la dicitura in inglese, Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System, lo chiamiamo tutti quanti GPS, vedremo poi in seguito come GPS è un po' riduttivo come termine, perché comunque sono diverse tipologie di GPS, come la parola GPS racchiude diversi segmenti. È nato per esigenze militari, a sviluppare il progetto è stato l'esercito americano, soprattutto durante la Guerra Fredda, per situazioni di spionaggio, soprattutto per quanto riguarda il blocco sovietico, e man mano si è sviluppato, rimane comunque un sistema di rilievo di spionaggio americano, soltanto che viene applicato anche a molteplici campi, come la navigazione, l'escursionismo e purtroppo, per fortuna, anche nella topografia. Come nasce il GPS? Il progetto GPS è quindi sviluppato nel 73, siamo in piena guerra fredda, quindi, anche se il primo lancio del primo satellite è lo Sputnik nel 1957. Prevedeva soltanto 3 satelliti all'inizio, poi è stato sviluppato fino ad arrivare agli attuali 24 satelliti più 4 stand-by e quindi il sistema è diventato operativo. Il primo satellite è stato lanciato nel 78 del sistema GPS e il sistema è diventato pienamente operativo nel 94. Sostanzialmente quando pienamente operativo intendiamo che è stato esteso l'utilizzo anche alla popolazione civile, quindi l'esercito americano ha esteso l'impiego. Attualmente si sta compiendo un passaggio tra le varie configurazioni di GPS, siamo al blocco secondo R, stanno sostituendo il blocco 1 e 2. Diciamo, ripeto, sono nozioni che ci interessano e non ci interessano, giusto per avere un'infarinatura di che cosa stiamo parlando sostanzialmente. Il sistema è gestito dal DoD, dal Dipartimento della Difesa americano, che controlla un po' tutte quelle situazioni che possono inficiare sull'utilizzo del GPS. Vedremo poi quali sono queste situazioni. Inizialmente prevedeva una selective ability, che cos'è? È un errore indotto all'interno del sistema per evitare l'utilizzo del GPS da parte di forze nemiche, il famoso blocco sovietico,
e quindi il montaggio dell'apparecchiatura su dei missili soprattutto. Quindi ci stavano dei limiti sia per quanto riguarda l'utilizzo dell'altitudine, che non poteva essere più di 18 km, che per la velocità, che non poteva essere più di 515 minuti al secondo. Questi limiti possono essere superati, ma non contemporaneamente, quindi erano limiti imposti dal Dipartimento della Difesa americana per evitare l'utilizzo del sistema su dei missili di puntamento, sostanzialmente. Questo è un satellite del secondo blocco R americano. Sostanzialmente, più o meno avevamo tutti quanti un'idea del sistema. Quindi, come ho anticipato, la costellazione GPS comprende 24 satelliti più 4 stand-by. I 4 stand-by servono al momento in cui c'è un problema su un satellite in orbita, viene messo in blocco un satellite e quello stand-by prende il posto, sostanzialmente. Quindi il sistema GPS, a meno di catastrofi, è sempre attivo. Catastrofi significa che ne cadono 20, quindi non c'è modo di sostituirli. Ruotano all'altitudine di 20.200 km con inclinazioni di 55 gradi rispetto al piano orbitale. Sono distribuite su 6 piani orbitali, quindi ogni piano ne contiene un minimo di 4 satelliti, più questi 4 stand-by che all'occorrenza vanno a sostituire quelli interrotti, sostanzialmente. Quali sono i problemi che possono intercorrere nel sistema GPS? Problemi fisici, quindi abbiamo questi satelliti, questi 24 satelliti più 4 stand-by che girano intorno alla Terra, logicamente subiscono delle forze. Le forze quali sono? Una è l'attrazione della Terra, l'attrazione del Sole e l'attrazione della Luna. Quindi le orbite reali non corrispondono sostanzialmente alle orbite teoriche. Quindi ogni tot, sostanzialmente una volta ogni 24 ore, il Dipartimento della Difesa americano deve correggere queste orbite affinché ogni satellite percorra il proprio piano orbitale. Un satellite GPS compie l'intera orbita in 12 ore e 58 minuti, percorrendo 166.944 km alla velocità di 13.912 km orari. Sono andati un po' così. Allora, sostanzialmente questa è la costellazione GPS, quindi come vedete abbiamo una serie di GPS che girano intorno al nostro globo, la pallina blu indica la nostra posizione, come vedete in media abbiamo sempre 8-9 satelliti visibili, 8-9 satelliti, quindi il sistema è progettato per rendere possibile questa situazione. Come dicevo, molto spesso il termine GPS viene usato non molto propriamente. Sostanzialmente il sistema GPS è costituito da 3 segmenti. Uno è quello spaziale, l'altro è quello di controllo e l'altro è quello d'utenza. Quello che conosciamo noi quando diciamo il termine GPS è soltanto il segmento utenza. Quello spaziale, quindi abbiamo detto, è composto da 24 satelliti in orbita più 4 stand-by, orbite circolari su 6 piani orbitali, inclinati 55 gradi rispetto al piano equatoriale, 4 satelliti equidistanti su ogni piano orbitale. Il punto di forza del sistema GPS, che lo differenzia e lo rende un po' più preciso rispetto al sistema parallelo, che è quello GLONASS, quello russo, è che ha delle orbite molto alte, quindi un periodo di evoluzione un po' più lungo, però rende possibile una precisione maggiore quando andremo a fare il rilievo oppure quando utilizziamo il sistema GPS, sostanzialmente. Il segmento di controllo è composto da 4 stazioni di monitoraggio, una è l'isola di San Diego, come vedete sono tutti posti bruttissimi, l'altra è l'isola dell'Ascensione in Africa, questo è quello un po' più brutto, una è nel Pacifico e l'altra è la Hawaii. Quindi diciamo che l'unico chi è cattivo lo manda all'isola dell'Ascensione, gli altri invece siamo diciamo in ferie. Qual è il compito? Come vedete tutte le stazioni di controllo stanno più o meno lungo l'equatore. Il compito qual è? Quello di ricevere le orbite reali dei satelliti, di effettuare le correzioni e di rimandare il nuovo piano orbitale al satellite che continua sul giro. Il ciclo è questo qua, sostanzialmente. Ognuna di queste 4 stazioni riceve le orbite da satelliti,
vengono trasmessi a un centro di controllo in Colorado che calcola l'orbita reale con quella teorica, dà le differenze, trasmette le correzioni e dalla stazione di controllo trasmette di nuovo a satellite. Perché vi dico questo? Non so chi ha già utilizzato il sistema GPS, spesso abbiamo dei problemi col sistema GPS utilizzato in topografia perché la nostra antenna non ha scaricato l'almanacco. L'almanacco nient'altro è che le orbite teoriche caricate sul satellite. Quindi perciò il sistema GPS, visto che per l'utilizzo in topografia abbiamo bisogno di precisioni elevate, scaricando l'almanacco è il sistema a sapere teoricamente cosa c'è sul nostro, cioè calcolando la nostra posizione, quanti satelliti dovrebbe, quali e quanti satelliti dovrebbe esserci nella nostra orbita, almeno delle famose correzioni oppure dei problemi. Il segmento di utenza è qualsiasi tipo ricevitore, qualsiasi strumento o apparato con un ricevitore satellitare. Possiamo andare da un semplice telefonino, ormai sono tutti in GPS integrato, fino alla strumentazione GPS che riusciamo ad avere una precisione elevata, vedremo anche perché, come riusciremo ad avere questa precisione. Sostanzialmente attraverso questo ricevitore satellitare riusciamo ad avere le nostre coordinate, quindi latitudine e longitudine, la nostra posizione sul globo, più anche la nostra velocità. Gli utilizzi sono molteplici, quindi ormai conosciamo l'utilizzo del GPS ormai integrato in qualsiasi nel quotidiano, sostanzialmente, dal telefonino che ci rileva la posizione alla macchina per il navigatore o qualsiasi altro mezzo. Quanto è preciso? La precisione del GPS dipende da alcune variabili. Queste variabili logicamente dipendono dalla situazione della nostra orbita sopra di noi, dal tipo di ricevitore che stiamo utilizzando e quindi dall'algoritmo che questo ricevitore utilizza. Quindi andiamo dai 30-50 metri per qualsiasi ricevitore, il telefonino, il navigatore satellitare, sapete che non ci rileva la nostra posizione, ma con uno scarto dai 30 ai 100 metri. 100 metri è un po' difficile, però comunque ci rendiamo conto anche quando utilizziamo il navigatore per la macchina che non ci indica in maniera precisa dove siamo, magari c'è uno scarto di 5 metri e spesso ci fa anche sbagliare la strada, perché magari prendiamo una traversa prima, capita soprattutto nei centri molto con un'alta densità di traverse, views e quant'altro. Da 1 a 5 metri per quanto riguarda i ricevitori della modalità differenziale di GPS, sarebbe i famosi GIS, e precisione inferiore a un centimetro per sistemi più sofisticati, sempre poi quello utilizzato nella topografia. Come funziona? Il sistema si basa sostanzialmente su 5 punti, sulla interazione del GPS. Il GPS misura la distanza tra un ricevitore rispetto ai satelliti, per misurare questa distanza sostanzialmente il nostro ricevitore deve conoscere il segnale, il tempo impiegato, la velocità del segnale che il nostro ricevitore impiega a raggiungere il satellite e tornare. Per fare questa operazione abbiamo bisogno di un ottimo orologio e più un quarto satellite. Perché? L'ottimo orologio praticamente serve per misurare la distanza dal punto del ricevitore al satellite, quindi so quando il segnale parte, so quando arriva, attraverso l'algoritmo interno al nostro ricevitore si calcola la distanza, un semplice calcolo matematico. Ci sono poi la complessità dell'utilizzo del ricevitore del GPS, quello che un po' differenziano tutti i nostri apparati, sono come il nostro ricevitore calcola l'errore, perché comunque questo segnale, passando i vari strati dell'atmosfera, comunque c'è un primo errore dato dalle variabili fisiche, strati dell'atmosfera, un secondo errore può essere dato dall'utilizzo del nostro GPS. Quindi ci sono degli algoritmi matematici che permettono di calcolare gli errori e quindi diminuire lo scarto tra la mia posizione reale e quella calcolata dal ricevitore. Andiamo veloce su questa parte, la triangolazione. Sostanzialmente, questa slide cosa vuole dire? Perché ci vogliono almeno 4 satelliti per poter utilizzare un ricevitore GPS? L'avete sentito dire parecchie volte. Questo vale da un navigatore satellitare per la macchina al nostro sistema GPS. Sostanzialmente
la triangolazione alla base dell'utilizzo del sistema GPS, con un solo punto, con una sola misura, quindi con un solo satellite, abbiamo una posizione sul globo ma non sappiamo dove stiamo, con due c'è un'intersezione tra due sfere, abbiamo una seconda misura che indica la nostra intersezione tra due sfere ma non abbiamo una posizione in termini di quota, la terza misura individua soltanto due punti, con la quarta misura sostanzialmente il concetto è questo, quindi con tre satelliti io comunque ho un'identificazione della mia posizione sulla nostra sfera, con l'intersezione di tre circonferenze, ok? Il quarto satellite serve per misurare la... togliere il dubbio, sostanzialmente il quarto satellite serve per misurare il tempo impiegato dal nostro ricevitore, dal segnale del nostro ricevitore, raggiungere il satellite e tornare. Quindi con quattro satelliti identifichiamo un solo punto sulla nostra sfera. X, Y, Z e il GPS time. Ok? Vi è chiaro questo concetto? È giusto per farvi capire perché si dice spesso il GPS lavora con almeno quattro satelliti. Quattro satelliti servono per risolvere l'incognita, un'incognita a tre variabili, sostanzialmente. In teoria quindi tre misure sono sufficienti, soltanto che la quarta misura ci serve per risolvere le tre incognite. La prima è la latitudine, la seconda è la longitudine, la terza è la quota e la quarta è il tempo. Ok? Quindi il tempo impiegato dal segnale da qualche parte dal nostro ricevitore, raggiungere il satellite e tornare. Come otteniamo la misura della distanza di un satellite? Sostanzialmente si misura il tempo impiegato per raggiungere il segnale, per raggiungere il nostro ricevitore, raggiungere il satellite e tornare. Il calcolo è il calcolo della distanza, quindi il tempo per la velocità della luce nel vuoto. È necessario sapere esattamente quando il segnale è trasmesso e quando raggiunge il satellite. Per avere dei buoni tempi di precisione non c'è bisogno che il nostro ricevitore, l'orologio del nostro ricevitore sia di elevata precisione, ma è importante che almeno il ricevitore sul satellite, quindi l'orologio sul satellite, sia estremamente preciso. Per questo motivo si utilizzano degli orologi atomici a bordo dei satelliti, quindi sono estremamente precisi, ma costosi, ovviamente, anche di molto molto grossi. E per i ricevitori invece è sufficiente un orologio stabile. Quindi sostanzialmente trasmetto il mio segnale con una determinata ora, raggiungo il satellite ha un orologio atomico quindi molto molto preciso, trasmette quando questo segnale arriva dal satellite, gli trasmette l'informazione di nuovo al ricevitore, abbiamo le nostre variabili risolte. Abbiamo detto che i satelliti sono a circa 20.000 km d'altezza. Lo stesso satellite trasmette la sua posizione e quella di tutti gli altri satelliti, quindi l'almanacco. Quindi nel momento in cui il nostro sistema va a scaricare l'almanacco dal satellite, trasmette la propria posizione più quella degli altri satelliti. È importante che l'almanacco sia aggiornato, altrimenti avremo problemi nel calcolare la posizione esatta, quella teorica, del nostro satellite. Logicamente la correzione e gli errori dipendono anche dalla differenza tra quella della posizione teorica presente nell'almanacco e quella reale del satellite in quel momento. Quindi il vantaggio del GPS, come abbiamo detto, è di avere un'orbita molto alta, quindi rende il moto del satellite molto più alto, molto più stabile, perché non l'atmosfera terrestre agisce, fa meno attrito durante il moto del satellite e riesce, essendo molto alto, riesce a coprire una zona molto più ampia della sfera sostanzialmente. Le varie orbite dei satelliti, come già anticipato, è controllato dal Dipartimento della Difesa americano, quindi la loro orbita si porta sul territorio le orbite di tutti i satelliti si portano sul territorio americano almeno una volta al giorno, è patriottismo sostanzialmente, ed è il Dipartimento della Difesa americano a trasmettere le varie correzioni dei satelliti. L'origine degli errori. Come anticipato, gli errori possono dipendere soprattutto da alcune variabili esterne al sistema GPS, sappiamo che il sistema GPS non lavora per vuoto, quindi incontra le varie strati dell'atmosfera, ionosfera e troposfera. Nell'atmosfera è lo strato dell'atmosfera dove incontriamo anche i vari fenomeni meteorologici, quindi nuvole e quant'altro. L'errore dell'orologio nell'orbita dei satelliti, soltanto che queste vengono corrette dal Dipartimento della Difesa,
errore del ricevitore, magari abbiamo un orologio del ricevitore non stabile, quindi magari trasmette la posizione con un certo orario, l'orologio non è stabile, la riceve con un'altra, quindi il calcolo è sbagliato sostanzialmente. Se ci sono delle rumorosità nelle misure, il multipart, che sostanzialmente è una delle fonti maggiori di errori, all'interno anche del GPS per l'impiego topografico. Che cos'è il multipart? Sostanzialmente è la presenza di alcune superfici che riflettono il segnale del sistema GPS. Può essere semplicemente un furgoncino che noi stiamo lavorando con un'antenna a 2 metri, l'altezza del furgoncino è 2,50 m, quindi il segnale del GPS rimbalza sul tettuccio del furgoncino e quindi ci arriva a noi riflesso e induce un errore all'interno del sistema sostanzialmente. E la geometria, altro fattore che incide sugli errori è la geometria dei satelliti. Sostanzialmente questi sono dei valori che andremo poi a visualizzare in seguito. Non è importante che ci siano almeno 4 satelliti sopra di noi, ma anche la posizione dei satelliti. Se l'angolo è troppo acuto avremo dei problemi nella ricezione sostanzialmente. Altro errore, che è quello più incisivo nell'utilizzo del GPS, è quello della selective availability, che è quello dell'errore indotto dal sistema americano. È indotto, viene attivato raramente ormai, e introduce un errore nell'orologio atomico del satellite. Quindi anche se sappiamo, abbiamo l'almanacco, il nostro ricevitore ha un orologio stabile, se c'è un errore nell'orologio atomico del satellite, il sistema ormai non riesce a lavorare in maniera efficiente. Quando è attiva è la maggior fonte di errore, sostanzialmente non c'è un modo, forse con la tecnica differenziale si riesce un po' a correggere, ma non appia sostanzialmente. La geometria dei satelliti, dicevo, abbiamo 4 satelliti, hanno un angolo acuto, io non ho un'elevata precisione nel mio punto, perché ho 4 posizioni, ma sono molto molto vicine. Una situazione ottimale è quella di avere 4 satelliti, ma non con un angolo acuto. L'espressione dell'errore della geometria dei satelliti è espressa da questi valori, il GDOP, sono tutti valori che spesso visualizzate all'interno di un sistema GPS, molte volte sono esplosi, quindi vediamo un valore per ogni singola voce, spesso alcuni programmi utilizzano una media di questi valori, quindi vedremo che avremo una precisione di 2 cm che è data da una media di tutti questi valori, diviso ovviamente il numero di valori presi in considerazione e lo strumento in precisione. Non è importante sapere questo valore, questa è la logica. Situazione ottimale è questa, avere 4 satelliti ben distribuiti nella nostra orbita, quindi a 4 satelliti riusciamo a lavorare tranquillamente. Logicamente, anche se la geometria dei nostri satelliti è ottimale, possono essere degli elementi sia naturali che artificiali che possono impedire l'utilizzo del sistema, come la presenza magari di una collina, di una montagna oppure di un edificio. Quindi questo è un caso, spesso ci troviamo a lavorare con il GPS in questa situazione dove abbiamo un'ottima geometria dei satelliti, però il nostro segnale è coperto da degli elementi. Riepilogando per il sistema GPS, abbiamo che alla base del sistema GPS è la trilaterazione, quindi l'utilizzo di almeno 4 satelliti per il nostro rilievo. È importante sapere la distanza di quando il segnale è emesso dal nostro ricevitore, quindi il tempo impiegato dal nostro ricevitore a raggiungere il satellite e tornare. È importante avere un ottimo satellite, quindi un ottimo orologio sul satellite, quindi l'orologio atomico, un quarto satellite per il calcolo delle 4 incognite. E inoltre è importante conoscere la posizione dei satelliti tramite l'almanacco sostanzialmente. La maggior parte dei sistemi GPS, sia quelli utilizzati per uso civile che per uso topografico, fanno comunque attraverso degli algoritmi un calcolo dell'errore tenendo in considerazione che il segnale viaggia attraverso i vari strati dell'atmosfera più la geometria dei satelliti. Diciamo che questi errori spesso volentieri sono corretti. Allora, il GPS in topografia. Il fattore importante del GPS in topografia è che se c'è presente un errore del sistema GPS, questo errore è presente in un sistema di qualsiasi marca sostanzialmente, quindi
se non abbiamo almeno quattro satelliti oppure la geometria non è ottimale o quant'altro, non lavora uno strumento di marchio Stonex, non lavora uno strumento di marchio Leica, non lavora uno strumento di marchio Trimble e quant'altro. Sostanzialmente il limite dell'utilizzo del GPS in topografia è che comunque c'è una forte influenza da fattori esterni non controllabili dal tecnico, dal professionista sostanzialmente. Con una stazione totale noi siamo in grado di lavorare in qualsiasi condizione, quindi in una galleria o quant'altro così, col GPS abbiamo dei limiti. La base del sistema di GPS in topografia sostanzialmente c'è l'utilizzo di due ricevitori, dopo vedremo perché utilizziamo questi due ricevitori, sostanzialmente per mediare, per assottigliare l'errore presente nella trasmissione della nostra posizione. Il vantaggio è quello di poter misurare dei vettori di notevole lunghezza, quindi non abbiamo bisogno dell'intervisibilità dei punti. Tra la stazione totale e tra il prisma abbiamo dei limiti che possono essere anche di quelli di visualizzazione del prisma stesso, quindi spesso abbiamo stazioni che arrivano anche a 4 km per la battuta con il prisma, però ovviamente a 4 km vediamo poco e niente, sostanzialmente anche se è una giornata limpida o quant'altro. Altro elemento importante, che spesso parlando con professionisti mi chiedono spesso, il sistema funziona 24 ore al giorno, in qualsiasi condizione meteo. Io posso lavorare alle 3 di notte, se ho il tempo di fare le 3 di notte il rilievo, se piove, se c'è la nebbia o grandine o quant'altro. Spesso questi sistemi sono anche, hanno anche un grado di protezione, che lo proteggono dall'acqua, polvere e quant'altro, quindi diciamo l'unico limite è quello del fattore fisico del professionista stesso. A meno comunque di quei famosi errori indotti dalla situazione che il segnale attraversa i vari strati dell'atmosfera, soprattutto l'atmosfera, e quindi se usiamo un diluvio universale praticamente comunque il segnale viaggia attraverso le nuvole e possono esserci degli errori. Però logicamente non so se avete bisogno di... Il vantaggio di utilizzare il GPS in topografia è perché non c'è bisogno dell'intervisibilità dei punti da rilevare. Quindi io batto un punto qua, vado a 2 km, quindi lo stesso rilievo, batto un punto a 2 km e quant'altro. Logicamente la gran parte del lavoro con l'utilizzo del sistema GPS in topografia va fatta poi in ufficio, poi vanno eliminati i vari punti intermedi battuti e quant'altro. Quali sono gli errori del rilievo GPS in topografia? Gli errori più comuni sono errori non dovuti al sistema, ma dovuti anche al grado di esperienza oppure dall'utilizzo stesso del GPS da parte del professionista. Quindi possiamo avere degli errori di stanzionamento, cioè un'imprecisione del centramento del tricuspide sul punto a terra. Che significa? Quando utilizziamo un sistema GPS in topografia, lo utilizziamo solitamente con una pallina di questo tipo, no? Fattore importante è capire che il punto che stiamo per battere con il GPS non è quello indicato dalla punta a terra, ma quello indicato al centro dell'antenna. Quindi se non ho la pallina in bolla, io non sto battendo più questo punto, ma sto battendo quest'altro. Quindi a parte l'errore dovuto all'utilizzo del GPS, che può essere mediamente intorno al centimetro e mezzo, 2 centimetri, ci sono anche questi errori che vanno presi in considerazione, che poi è lo stesso tipo di tipologia di errore che veniva fatto. Meglio non rischiare questo. Che poi è lo stesso errore che nell'utilizzo della pallina col prisma, che il cadeggiatore può fare quando continua la pallina dritta ma non la tiene fuori bolle e quant'altro. È la stessa tipologia di errore. Altra tipologia di errore è quella nell'errata misura dell'altezza dell'antenna. Perché è importante? Quando andiamo a fare un rilievo dove è importante la gestione delle quote, se non inseriamo in maniera corretta l'altezza dell'antenna ci troveremo con delle quote sballate sostanzialmente. Nel sistema di qualche anno fa le paline erano tutto quanto a 2 metri, quindi questo errore diciamo che era un po' difficile incorrerlo. Le pallini di ultima generazione, già sono un paio di anni, hanno delle altezze variabili, quindi passiamo da 1,40 m fino a 2,60 m. Molti, per ovviare ad alcuni problemi di visibilità dell'antenna, utilizzano anche le pallini da 5 metri, quindi il fattore importante è che quando andiamo a variare l'altezza dell'antenna è quello di andare poi a notarci queste informazioni.
Altro punto di errore è quello dell'inserimento dello stesso nome per punti diversi, che significa che sto battendo due punti anche vicini, utilizzo lo stesso nome, vado nel rilievo, mi trovo due punti, vado a scaricare il rilievo e mi trovo 2.100 o 2.101. È difficile correre in questo errore perché la maggior parte dei sistemi battono e memorizzano il punto e vanno avanti con la numerazione. Deve essere soltanto una emissione manuale del punto per poter incorrere in questo errore. Altro punto di errore è poi quello relativo anche alla palina, quello del movimento dell'antenna. Molte volte quando vi fanno le dimostrazioni di strumentazione puntano molto sul fatto che lo strumento è veloce a battere e memorizzare. Quando è veloce a battere e memorizzare significa che prende un'unica lettura, quindi abbiamo un dato, comunque un buon dato, perché abbiamo una precisione intorno a 1,5 cm, 2 cm, però è effettuata una sola lettura. Quando il programma oppure il palmare ci impiega un po' più di secondi è perché effettua più letture e fa una media di queste letture, avremo una precisione maggiore del punto battuto. Logicamente poi questo fattore lo ritroveremo nel momento in cui andiamo a scaricare il rilievo, perché effettuando 5 battute con una precisione di 1 cm, 1,5 cm significa che effettua 5 battute, la prima è qua, la prima è 1 cm più a destra, la prima è 1 cm, la seconda è più a sinistra. La terza può essere nello stesso punto e quant'altro andando avanti. Utilizzando una media abbiamo comunque una battuta precisa, ma non esattamente del punto in cui stiamo battendo. Questa è la logica. L'altra tipologia di errore nel rilievo GPS in topografia è l'errore di misura, quindi un'osservazione con un numero insufficiente di satelliti, quindi non abbiamo almeno 4 satelliti. Presenza di una POP elevato sarebbe una geometria di una posizione dei satelliti troppo d'angolo acuto, quindi abbiamo un errore elevato. Ci può star bene come non ci può star bene, perché magari abbiamo fatto un rilievo da 300 punti, ci manca un punto solo, me lo posso annotare, magari cerco di correggerlo poi al computer, oppure il segreto di utilizzo del GPS in topografia è quello che la logica, diciamo, è la stessa di utilizzo della stazione totale, però abbiamo delle variabili esterne che possono inficiare il nostro lavoro. Significa che magari su questo punto non ho un'elevata precisione. Se vado a prendere un caffè, torno su questo punto dopo mezz'ora, posso avere un'elevata precisione. Perché questo? La situazione della nostra orbita è cambiata, quindi ho un maggior numero di satelliti, oppure gli stessi satelliti che leggevo prima, mettiamo caso su 4, hanno cambiato la geometria, una precisione maggiore e batto il punto. Quindi ci vuole pazienza e conoscenza del sistema, questo è il segreto. E anche lo scopo anche un po' di questo corso. Presenza di molti satelliti con un angolo di elevazione molto basso, quindi è sempre la situazione della geometria dei satelliti. Durata delle osservazioni insufficienti. Quindi io faccio una sola osservazione, magari lo strumento ha un elevato grado di precisione, diciamo intorno a 5 cm, ed è una misura d'errore sostanzialmente. Quali sono le tecniche di rilievo per le applicazioni topografiche? Sostanzialmente sono tre. Abbiamo il rilievo statico, che è poi è quello per cui il primo ad essere nato nell'utilizzo del GPS in topografia, quello cinematico e modalità differenziale. Sostanzialmente cinematico e modalità differenziale sono la stessa cosa, soltanto che uno abbiamo l'impiego di un... La seconda antenna è piazzata sull'unità mobile, l'altra invece sulla palina, sulla classica palina di immagine fare il rilievo. Quello statico sostanzialmente prevede, abbiamo un elevato grado di precisione perché abbiamo le antenne fisse su dei punti per diverso tempo, è molto più lento perché abbiamo almeno un'ora di stanzionamento, può essere mezz'ora o quant'altro, dipende un po' dalla precisione, è più affidabile e anche il più semplice relativamente perché c'è zero lavoro sul campo, perché io piazzo le mie antenne e le vado a riprendere dopo un'ora, c'è un elevato però lavoro da fare poi in ufficio, perché devo andare a scaricare poi le varie orbite dei satelliti, comunque c'è un elevato lavoro per incrociare i dati che ho rilevato dal mio GPS con quelle poi presenti per esempio della situazione dei satelliti sopra nella mia orbita. Quella cinematica è più veloce, diciamo un secondo per punto. Cinematico intendiamo, magari quando andiamo a tracciare un sentiero di montagna, è inutile che ci serve un punto ogni 5 metri, è inutile che io faccia 5 metri, mi fermo, batto il punto, 5 metri, mi fermo, batto il punto, ma posso piazzare la mia seconda antenna sull'unità mobile,
molti sistemi GPS, molti programmi prevedono questa opzione, quindi ogni 5 metri in automatico mi batto in punto, non mi interessa avere un'elevata precisione in quota, perché logicamente facendo il rilievo in maniera cinematica non ho un'elevata precisione in quota, ha più o meno la stessa precisione del rilievo statico, ma è molto più influenzato dal dopo, quindi dalla geometria dei satelliti. Perché questo? Perché magari in questa posizione io ho un buon drop, se mi sposto là magari la mia inclinazione rispetto ai satelliti è cambiata, ho un errore maggiore. Richiede un enorme lavoro, ormai non è più così, un lavoro di inizializzazione superiore rispetto al rilievo statico, e ha bisogno di almeno 4 satelliti per lavorare. Sostanzialmente cosa voglio dire? Nel rilievo statico, avendo un tempo di rilievo molto elevato, almeno mezz'ora, la situazione dei satelliti può cambiare. Quindi magari una volta vedo 4 satelliti con una buona geometria, una volta ne vedo 3 con una buona geometria, una volta ne vedo 10, quindi c'è una media di queste battute. Con il cinematico, avendo una sola lettura per ogni punto battuto, è molto più influenzato da questi fattori. Il vantaggio è che i dati possono essere acquisiti in maniera in continuo movimento, quindi magari me lo piazzo su un vuoto, oppure su un fuoristrada o quant'altro, quindi camminando prendo il rilievo, oppure fermandosi un istante tra un punto e l'altro, quindi cammino, mi fermo, cammino e mi fermo. Dipende un po' dalla tipologia di programma utilizzati. La modalità differenziata del TK è del tutto simile a quello cinematico, richiede quindi almeno 4 satelliti, è resa possibile anche allo sviluppo sia della parte software che hardware del nostro sistema GPS, è possibile grazie all'utilizzo di ricevitori a doppia frequenza o doppia costellazione. Doppia costellazione sarebbe l'utilizzo di satelliti sia GPS che GLONASS. Perché questo? Lo vedremo dopo. Perché magari io posso avere una situazione che ho 3 satelliti GPS, però ho un quinto o un sesto satellite GLONASS e i dati vengono incrociati sostanzialmente. Ha più o meno la stessa precisione dello statico, è più o meno affidabile come il rilievo statico. Sistema satellitare GLONASS. Logicamente abbiamo detto che il sistema GPS americano è nato durante la guerra fredda per atto di spionaggio. L'Unione Sovietica logicamente ha cercato di contrapporre questo sistema con un sistema personale. Il primo lancio però sale all'82 con gli americani nel 76, quindi 6 anni dopo. La costellazione è stata completata e resa attiva soltanto nel 95, anche dovuto anche al crollo del muro di Berlino, quindi dell'Unione Sovietica. La grave situazione economica hanno abbandonato un po' questo progetto, che poi è stato ripreso e completato nel 95. La flotta ufficiale GLONASS comprende 24 satelliti più 3 di scorte stand by, quindi abbiamo un satellite in meno rispetto al GPS. Il sistema GPS è controllato dal Dipartimento della Difesa americano, la costellazione GLONASS è gestita dal System Control Center russo. I primi satelliti messi in orbita sono i satelliti GLONASS, adesso siamo alla generazione GLONASS K, sono questi qua. La logica è la stessa, cambia un po' la forma del satellite sostanzialmente. Quali sono le differenze tra GPS e GLONASS? Sostanzialmente il sistema è simile. Le differenze riguardano soprattutto le orbite dei due tipi di costellazione. Il piano orbitale del GPS comprende è molto più basso, ha 6 piani orbitali, sostanzialmente quello GPS ne ha 6. L'inclinazione rispetto al piano equatoriale 64,8 gradi del GLONASS e 55 del GPS. L'altezza, la latitudine del GPS, 19.140 km per il GLONASS e compiono l'intera orbita in 11 ore e 15 minuti, 20.200 km per quanto riguarda il GPS. Abbiamo visto prima che cosa vuol dire questo dato sostanzialmente. Orbite più alte significa che abbiamo meno attrito da parte dell'atmosfera terrestre, meno attrazione da parte della Terra, e quindi perciò il sistema GPS, a parte che è stato sviluppato prima in maniera più efficiente, è preferito e quello più utilizzato rispetto al sistema GLONASS. Il vantaggio dell'utilizzo del GPS qual è? È che in una situazione, come dicevo io, dove abbiamo almeno 4 satelliti, però
dei problemi artificiali, del problemi artificiali, non può essere la presenza di un palazzo o di una di vegetazione, magari mi rende la misura meno precisa, con l'ausilio, quindi l'integrazione dei satelliti GLONASS o un supporto maggiore di satelliti, mi vengono integrati quelli che riescono a leggere il GPS e riesco a fare il giro sostanzialmente. Vediamo un po' quali sono le configurazioni per il rilievo GPS in topografia. Sostanzialmente ci sono due configurazioni, diciamo che parliamo più una parte prettamente dell'utilizzo del sistema GPS. Abbiamo la configurazione base rover, quindi a doppia antenna, oppure la configurazione rover TK. La logica è sempre la stessa. Quello che cambia è nei fattori che influenzano l'utilizzo del GPS. Il sistema base rover, praticamente abbiamo un'unità ricevitore, quindi un'antenna ricevitore denominato base, con una radio a lunga portata e una batteria a lunga durata. È un ricevitore rover. La logica è questa: la base riceve la posizione dai satelliti, in questa posizione sappiamo che c'è un errore, i vari errori indotti dai vari stati dell'atmosfera, dalla differenza tra le orbite reali e quelle teoriche, la trasmette al ricevitore rover che a sua volta ha ricevuto una posizione, si calcola un errore utilizzando l'errore trasmesso dalla base, va in precisione. Raccontata così non sembra molto semplice, sostanzialmente questa è la logica. Quindi abbiamo che la nostra antenna base, di solito è piazzata su un treppiede, come quello lì, con una radio per la trasmissione dei dati, riceve una posizione dai quattro satelliti. Cioè una posizione vera, quella teorica, e quella misurata, c'è una differenza e calcola un delta, il nostro errore. Questo errore viene trasmesso alla seconda antenna, la rover, che a sua volta ha misurato la propria posizione del GPS, quindi ha un rilievo misurato, tiene in considerazione l'errore trasmesso dalla base e abbiamo una misura, tra virgolette, vera, con un certo grado di precisione della nostra posizione. Questa è la logica dell'utilizzo della doppia antenna in topografia del GPS. Serve a mediare un po' l'errore che è trasmesso, che per i vari fattori che abbiamo visto in precedenza abbiamo all'interno della misura della nostra posizione. La configurazione RTK, sostanzialmente la logica è sempre la stessa, quindi avremo avremo sempre due antenne in funzione, soltanto che io ne ho soltanto una su una palina con la mia antenna e il mio palmarino. La base è sostituita da alcune antenne piazzate sul territorio, dalle varie ditte quattro, la più famosa è Italboss, diciamo, ce ne sono tantissime, e attraverso il segnale, che non è più un segnale radio, ma un segnale GSM, per questo c'è bisogno dell'ausilio di una scheda telefonica, può essere pure un telefonino, ormai la maggior parte dei sistemi integrano il modulo GSM, trasmette la propria posizione alla base, la base trasmette la propria posizione con l'errore, la logica è sempre la stessa, e lo strumento va in precisione. Quindi la logica è la stessa, soltanto che la nostra prima antenna, l'antenna base, non siamo proprietari della nostra prima antenna, ma utilizziamo quelle, diciamo, pubbliche, tra virgolette, piazzata sul territorio attraverso l'uso di un telefonino, di un modem GSM. Questo sistema è quello più comodo, più economico, però dipende da, logicamente, la parte di fattori relativi alla situazione esterna del nostro rilievo, quindi la situazione dei satelliti, la presenza della geometria e quant'altro, dipendiamo da un terzo fattore, da un terzo e quarto fattore. Il primo è la presenza di linea telefonica, quindi se non ho linea telefonica non lavoro, perché non riesco a comunicare la mia posizione alla base, quindi lo strumento non mi va in precisione. La terza è comunque siamo dipendenti dalla situazione delle varie antenne, spesso queste antenne sono di parazioni, quindi magari mi capita che da Velino vado a fare un rilievo a Roma, l'antenna è la base fissa di Roma è in manutenzione. Continuo comunque a lavorare perché la maggior parte dei sistemi si agganciano all'antenna più vicina, però logicamente avrò una precisione minore perché mi aggancio a un'antenna un po' più lontana sostanzialmente. Questa è la logica.
Perché è nato l'RTK? Logicamente è nato per questioni di tipo economico, quindi io non devo comprare per forza due antenne, ma ne compro una sola. Altro fattore è quello anche della comodità, della logica all in one, cioè vado a fare il rilievo da solo sostanzialmente. Perché non posso farlo quando ho le due antenne? Non siamo in un mondo perfetto, quindi vado a lasciare su tre piedi, vado a lasciare su tre piedi un'antenna comunque del valore di diverse migliaia di euro e vado in giro perché la maggior parte delle rate non la portata arrivano 8-9 km, lascio la mia antenna bellina sul vicino alla macchina così 8-9 km di distanza, io non lascerei poi. Quindi la comunità delle RTK è stata sviluppata per questo motivo, utilizzo un modulo GSPSM e capitato. Software che ipotizzava la stazione virtuale, quindi comunque. Sì, ma non diceva la posizione, non diceva la posizione. Non è la stazione virtuale, è un po' come quando vengono a fare le demo, dicono il GPS funziona anche dentro, cioè c'è un simulatore GPS. Io non ricevo la correzione, una correzione precisa della seconda antenna, dell'antenna base sostanzialmente. Cioè virtualmente si può, tramite algoritmi si può correggere questa cosa, ma è un po' approssimativo, è sempre un ipotizzare la posizione dell'antenna base. La differenza di precisione tra i... Allora, sostanzialmente la differenza di precisione dipende un po' dalla distanza dell'antenna base. Per esempio, spesso sono andato a fare delle prove, anche nei vari corsi, l'antenna alla base è posizionata sullo stabile del collegio. Quindi magari se andiamo a fare le prove, ho l'antenna su questo stabile e ho la base a fianco, a differenza l'errore è lo stesso. Mediamente si lavora intorno ai 15 km, quindi tal posto garantisce una base di 30 km più o meno. Si lavora anche a 34, 35 tranquillamente, siamo intorno al centimetro, come precisione siamo intorno ai 2 cm, quando invece c'è la tua base comunque è una precisione più bassa perché magari c'è un rilievo di un'area ampia, però non sarà mai 30 km, cioè è difficile che lavori 30 km. Siamo più o meno sui stessi valori, sì, più o meno sui stessi valori. Dipende un po' dalla trasmissione della radio e poi dal segnale GSM, che è un fattore importantissimo il segnale GSM, perché magari sono un bellissimo campo, vedo 20 satelliti, non ho il segnale GSM, non lavoro sostanzialmente. Posso lavorare in modalità statica, molte antenne prevedono il doppio utilizzo, quindi faccio una battuta un po' più lunga, me la vado a rielaborare in ufficio, però comunque sono gravi di lavoro sostanzialmente. Questa è la logica. Quali sono? Logicamente il sistema ha delle limitazioni come anche dei pregi. I pregi, il primo è quello di quello economico, quindi noi abbiamo la necessità di comprare due ricevitori. L'altro pregio è che comunque lavoro con delle lunghezze della baseline molto più ampie, perché legalmente la radio della base può trasmettere fino a 14 km per un fatto di frequenze. Per di frequenza delle onde radio, no? Che non possono accavallarsi con quelle militari, molti utilizzano anche dei potenziatori, però sono illegali, quindi siamo intorno ai 10 km. Utilizzando invece un RTK, comunque mi aggancio a diverse basi, ho un'area di lavoro più ampia, anche se c'è anche da tenere conto dell'errore dovuto a questa cosa. Logicamente, considerando più basi sul territorio, significa che io sto spostando la mia base 100. Ragioniamo in termini di una stazione totale, sto spostando la mia base 100, cosa che non è, nel GPS non è, ci crea dei problemi di rilievo sostanzialmente. Ok, quindi vabbè, l'ho anticipato, quindi possono essere anche i contro, quindi dipendiamo, cioè abbiamo delle variabili esterne non dipendenti da noi. Molti di questi problemi, soprattutto quelli della rete GSM, può essere ovviato utilizzando diversi gestori. Ormai il territorio italiano è coperto al 98%, dicono, quindi dove non è forte un gestore può essere forte l'altro, viceversa. È difficile che ci sono delle zone proprio completamente scoperte dal segnale GSM. Ci sono, però è difficile.
prendiamo un po' di precisione, ma andiamo a lavorare con delle basi più lunghe. Quindi magari abbiamo, siamo in una zona dove c'è un problema su un'antenna, siamo costretti a lavorare un'antenna a 50 km per dire, e abbiamo una pressione diversa rispetto all'utilizzo della doppia antenna. Lavoriamo comunque, siamo comunque all'interno di un certo range che è impostabile sulla maggior parte dei programmi GPS, programmi per l'utilizzo del GPS, però la cosiddetta precisione, no? Sono dei limiti da possiamo impostare, però continuiamo a lavoriamo lo stesso. Ok, la parte teorica è finita, ma insomma, possiamo spostarci fuori. Non so i colleghi dove sono posizionati, perché logicamente qua fuori non è ideale. Altro fattore importante del... un attimo solo. È logico che in una situazione come questa, dove abbiamo un bellissimo spiazzale, abbiamo anche un certo grado, cioè riusciamo a vedere anche una certa parte di cielo, non è l'ideale utilizzare il GPS, perché sempre per la posizione dei satelliti, magari sto anche al centro, vedo quattro satelliti, mi sposto di un metro, ne vedo soltanto tre. Quindi comunque dobbiamo calare il GPS nel proprio utilizzo, diciamo. Ok, l'importante è avere chiaro questa situazione. Poi non ne vediamo nessuno. Quando... No, può darsi che qua diciamo, stanno provando con lei. Avete già provato? Avete domande, curiosità, dubbi? No. Serve una tenda, altrimenti non riuscire. Stiamo lavorando in RTK, non abbiamo un modulo radio, ma abbiamo una radio per GSM che sta comunicando con la base fissa piazzata sul territorio, che può essere sia quella della regione Campania oppure quella del posto, passata da qualsiasi altro gestore, e cominciamo a lavorare. Il vantaggio di avere il modulo GSM integrato è che non abbiamo un terzo dispositivo, antenna, palmare, telefono, per collegarci. È una cosa, diciamo, del sistema GPS di ultima generazione, quello di integrare il modulo GSM. Prima magari lo portava qualche GPS un po' più costoso, adesso hanno tutti adottato questo metodo. Lo dicevo prima in aula, magari non so se ce l'avete tutti, il vantaggio di utilizzare questo sistema GPS, questo come, io parlo questo, conosco bene quello già ho fatto quant'altro, è quello di poter lavorare contemporaneamente in modalità RTK in base rover. Che significa? Ho una palazzina di proprietà come può essere questo stabile, mi piazzo la mia antenna base dal terrazzino, esco a fare il mio rilievo, lavoro in RTK fin quando la linea GSM è presente, successivamente c'è un punto dove la linea GSM non è presente, mi collego alla mia antenna piazzata sullo stabile e continuo a lavorare. Perché si fa sta cosa? Diciamo che è una possibilità, di solito c'è base rover, lavoro in base rover. Se c'è la possibilità di base rover per poterla piazzare in un posto custodito, lavoro in base rover. Questo modello qua di antenna, poi ogni antenna ha la sua modalità. Ci sono queste tre luci che si stanno a indicare, stato della batteria, collegamento Bluetooth, a quali e quanti satelliti ci stiamo agganciando e se la nostra rover RTK sta comunicando con la base. Lampeggia rosso e verde, lampeggia rosso e verde significa che sta comunicando. Che cosa sta comunicando? Sta comunicando la posizione del nostro ricevitore, la sta comunicando alla base. La base dice, io per questa posizione ho questo errore, il sistema media il suo errore e lo strumento va in precisione. Logicamente per i vari cambi di base c'è un tempo operativo per potersi allineare con la base sostanzialmente. L'ultima volta questo l'abbiamo acceso a Isernia, la settimana scorsa abbiamo fatto il corso a Isernia, quindi ci vorrà un po' di tempo. La maggior parte dei programmi ci stanno ad indicare lo stato del ricevitore. In questo momento mi dice autonomo, significa che l'antenna sta soltanto comunicando la sua posizione ma non riceve correzioni e quindi ho un errore in posizione di 1,80 m
e un errore in altezza di quasi 3 metri, 2,90 metri. Sì. Man mano in automatico si collegherà alla base, la base trasmette e lo strumento va in precisione. Ci sono vari indicatori, ogni sistema GPS ha il proprio. Possiamo vedere quali e quanti satelliti stiamo utilizzando tramite questo programma. Vista SAT, se vi avvicinate alla volta, i satelliti già rossi sono quelli GPS, i blu sono quelli GLONASS e la posizione del Sole. E quali stiamo utilizzando? Perché altro fattore importante. Sì, siamo anche un po'. Possiamo anche andare a vedere l'elenco dei satelliti che stiamo utilizzando, se scegliere di selezionare o deselezionare alcuni tipologie di satelliti, diciamo che a fini operativi ci interessa poco e niente. Perché ci serve questa informazione? Perché logicamente questa è la nostra la parte di cielo sopra di noi, non stiamo utilizzando tutti i satelliti presenti sopra di noi. La maggior parte delle antenne c'è da impostare l'angolo di cutoff, forse l'avete già sentito, significa l'angolo in cui l'antenna va a leggere la mia orbita. Di solito è 10 gradi, però magari in particolari situazioni posso estendere il mio angolo o ridurre il mio angolo di cutoff e quindi posso avere una ricezione maggiore o peggiore, perché magari estendo il mio angolo di cutoff prendo più satelliti, però prendo anche quello spigolo là. Quindi posso migliorare ma posso anche peggiorare. Invece mantenendolo a 10 gradi comunque leggo con questa parte di cielo e quello ottimale di solito è 10 gradi, è difficile qualcuno va a toccare questa impostazione a livello operativo. Ma cambiamo infatti. Ok, adesso ci accendiamo e spegniamo. No, non c'è niente. Sì. Ok, spegniamo e riaccendiamo tutto, così vi faccio vedere. Ok, questo mezzo bip ci dice che è finito. Il palmare, questo è un palmare, ormai i precedenti sistemi GPS legavano al palmare il programma. Sostanzialmente adesso la logica di mercato è quella di avere quasi tutta la stessa tipologia di programmi, infatti se andate a vedere quello Geomark, quello Trimble e quant'altro, utilizzano sempre questa tipologia di palmare. Quello che cambia all'interno è il programma utilizzato per fare il rilievo GPS. In questo caso Stonex utilizza Cypher-C della Carlson, un programma ultra, penso che qualcuno di voi già conosce, che è utilizzato top e quant'altro, ultra testato, molto affidabile, anche molto semplice da utilizzare. Questo non vuol dire che gli altri non sono buoni. Tanto questa qua è bella. Quindi accendiamo l'antenna ci farà i tre bip per vedere che è acceso. In automatico l'antenna si collegherà ai satelliti e in automatico parte la chiamata, quindi la trasmissione dati verso la stazione fissa. Scusami, avviamo il programma. Quindi, come vedete questo è? Il Bluetooth. Il Bluetooth si avvia nel momento in cui avvia il programma. Questo perché? Per risparmiare la batteria sostanzialmente. È stato tutto ottimizzato per poter eliminare quei limiti che magari prima ci imponevano di avere 7 batterie, una batteria della macchina e un pannello solare sopra. Sono state un po' ottimizzate queste cose. Vabbè, col pannello solare forse era buono. Forse era buono, così stava fresco. Oggi è piacevole, insomma. Quindi avvia il programma che serve a CIE, parte il programma. L'impostazione, adesso faccio dell'impostazione di questo programma per farvi capire la logica. Il programma particolare serve a CIE, ci fa queste due domande: vuoi impostare un nuovo lavoro oppure vuoi continuare a lavorare dal vecchio rilievo? Perché questa opzione? Perché magari sto facendo un rilievo, vado a mangiare e seleziono l'ultimo lavoro e continuo a lavorare, oppure vedo che mangiare, diciamo, è quella un po' più vista l'orario. Oppure vedo che, come vi dicevo prima, vista l'attuale situazione dei satelliti, in questo punto non ho precisione, ho una particolare situazione delle orbite dei satelliti non favorevole, io posso benissimo spegnere, vado a prendere un caffè, faccio passare 10 minuti, un'ora, torno qua e continuo a lavorare. L'importante è che nell'utilizzo del GPS è capire questa logica. Non è, il 90% delle volte non è lo strumento che ha problemi, ma possono esserci problemi esterni. Quale la linea GSM, oppure
la linea GSM oppure la posizione dei satelliti, oppure un problema sulla base fissa. No, la nuvola è difficile, perché comunque, come ho detto prima, lavora in qualsiasi condizione. Posso avere una precisione minore, però lavora in qualsiasi condizione. Ovviamente se piove ci sono le nuvole, questo è alluminio e queste fibre di carbonio, cioè siamo proprio un tiriamo sotto, tiriamo quello pubblico. Ok, quindi diciamo seleziona nuovo lavoro, mettiamo un nome nuovo, Avellino 7Q, diamo l'ok. La gestione di questo programma è quella relativa a tutti i programmi Windows, quindi ci sono cartelle, sottocartelle, lavori e quant'altro. Ci chiederà se abbiamo particolari esigenze per quanto riguarda il nostro sistema di coordinate oppure il sistema medico, se abbiamo particolari esigenze, di solito sì. Si va avanti in questa situazione, ci chiede se vogliamo collegarsi all'ultimo device Bluetooth. In questo momento parte la chiamata Bluetooth dall'antenna satellite. Preserviamo la batteria del palmare, preserviamo la batteria dell'antenna. Quella si è attaccata in Bluetooth. Connessione Bluetooth, recupera dati, in automatico si va a scarica il geoide, si va in rileva, salva punti. Si carica il suo geoide. Logicamente, perché carico ogni volta il geode? Perché posso utilizzare il GPS in qualsiasi parte del globo. Questo poi è possibile soprattutto quando sto utilizzando la doppia antenna. Comprando la doppia antenna io posso andare a fare un rilievo in Africa, in Asia o quant'altro. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione anche il geode. Stiamo parlando di un diverso emisfero e quant'altro. Questo problema spesso insorge anche di solito immediato dai programmi, quindi è un problema relativo al vecchio sistema GPS. Quando mi allontano molto dalla mia base, logicamente oltre il 3 km abbiamo una maggiore inclinazione dell'asse terrestre, quindi cioè nel calcolo delle quote c'era da tenere in considerazione anche questo fattore. Ok, beh, vi faccio vedere questo qua in particolare, quindi mi permette di nominare un punto. Di solito quando lavoro in RTK, visto che non ho la mia base sul posto, il primo punto che mi batto può essere un chiodo, un punto, un PF o quant'altro, lo chiamo 100, come per la stazione totale, vediamo 100, nella descrizione gli scrivo base magari, così quando vado a scaricarlo so che punto sto scaricando. Gli do l'altezza dell'antenna, non so se riuscite a vedere tutto quanto lo schermo, cioè HT sarebbe l'altezza dell'antenna, in questo caso è 2,05 m, diciamo che stiamo vicini. Posso utilizzare sia il tastierino che il... capita spesso che utilizzando questo tipologia di palino, quella da 5 metri, io alzo e abbasso l'antenna per ricevere meglio e mi scordo di aggiornare l'altezza dell'antenna. Cazzo, no, 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 batto lo stesso, ma si sbagliano le quote. Capita se c'è un fabbricato, sì. Proprio lo spigolo del fabbricato, vedremo come si può utilizzare. Per battere il punto c'è il tastino, così per memorizzare il punto, oppure si utilizza il tasto di invio. In questo caso lo strumento non è in precisione, ci darà un errore. Questo errore noi l'abbiamo impostato, visto che è uno strumento demo, l'abbiamo impostato a 5 cm, non ci facciamo lavoro noi, quindi 5 cm diciamo ci permette di lavorare tranquillamente. Quindi che mi fa il palmare? Mi chiede, hai battuto il punto con questa precisione, in questo caso è 1,60 m, è abbastanza, vuoi memorizzarlo, vuoi aspettare e battere di nuovo un punto? Per motivo di velocità gli diciamo sì, memorizza, me lo chiede ancora, dice non è ancora sicuro, sei sicuro di fare questa cosa o qualcosa? E io dico sì, punto salvato, e mi ha memorizzato il punto. Sì, perché hanno fatto queste impostazioni per evitare problemi, perché magari io mi sono fatto il dilemma, mi sono battuto tutti i punti, vado a scaricare sul computer e ho 2 metri di precisione. Ho buttato mezza giornata, sono una giornata. Meglio dirlo due volte, insomma. Sì, meglio. Poi nel profilo si può impostare. Si può impostare sia il limite che gli avvisi, come si può pure eliminare.
dico vabbè, non mi interessa, devo fare sto ridico a volo, così devo fare punto, battente punto, devo usare soltanto la... Come vedete l'automatico mi ha battuto e memorizzato il punto, quindi è passato da 100 a 101 e continuiamo il nostro rilievo. Ci spostiamo con la pallina. In questo caso io non ho guardato se la pallina, se l'antenna era in bolla o meno, quindi può darsi che ho battuto questo punto oppure l'ho battuto questo qua o quant'altro. È una delle fonti degli errori che abbiamo visto prima durante il corso, quindi pallina in bolla e battiamo. Ci darà ancora l'errore, poi diciamo sempre sì, e ho memorizzato il punto. Limite del GPS rispetto a una stazione totale. In particolare situazioni può darsi che non ci lavora. Dobbiamo battere con lo spigolo di quel fabbricato là, quello là sotto. Sotto al quel balcone. L'antenna non ha visibilità, siamo sicuri, qualsiasi tipo di GPS, diffidate che vi dice il contrario, lo pigli. Non è una questione di base rover, non è una questione di RPK, è che comunque l'antenna non comunica con i satelliti. Perché ci sta costruita, ci sta il balcone che copre la visuale. Per ovviare a questo problema è stata creata la funzione del calcolo del punto nascosto. Su questo programmino qua è indicato con il simbolo di un albero, in alto c'è scritto punto nascosto, in HHPNT, che è un'impostazione un po' più spartolaica, diciamo. Calcolo il punto, e che facciamo con questa funzione? Nient'altro che calcolare, facciamo una triangolazione. Quindi mi batto un punto, mi devo calcolare quello spigolo lì. Mi batto questo punto, quindi prendo le coordinate di questo punto, gli do la distanza tra questo punto e lo spigolo, mi batto un altro punto a modo di formare almeno un angolo di 10 gradi per poter far effettuare il calcolo, quindi prendo le coordinate del secondo punto, gli do la distanza, la macchina automatica mi calcola il punto nascosto. Logicamente stiamo pensando che battendo questo punto e quell'altro, come ho spiegato prima per quanto riguarda la triangolazione del GPS, la macchina non sa se è il punto alla mia destra o alla mia sinistra, al mio nord o al mio sud, come vi pare. Quindi è un'impostazione che vado a dare direttamente io al palmare, visualizzandolo direttamente a schermo. Comodità di questo palmare è che batte e memorizzo guardando direttamente la mappa. Quindi io magari mi sono battuto il punto 100 qua, il 101 qua, mi devo calcolare quello spigolo là. So che quello spigolo là è all'opposto rispetto ai punti 100 e 101, lo visualizzo in mappa, so che devo utilizzare il punto calcolato alla mia destra e non quello alla mia sinistra. Questa è la logica. Logicamente ci sono particolari accorgimenti da adottare per poter poi utilizzare anche la quota di quel punto. Perché? Dando la distanza, da dove do la distanza? Cioè io mo sto calcolando l'altezza della calcola qua, vado a prendere la distanza, di solito con una rullina, con un visto, lo prendo da terra, lo prendo da qua. Oppure da dove sta il palmare? Oh? Oppure da dove sta il palmare? Oppure da dove sta il palmare, solitamente c'è questo programma qua, c'ha quell'adattatore che era sulla scrivania prima, non so se ci avete fatto caso, questo programma qua si interfaccia anche con delle periferiche Bluetooth, come un disto con Bluetooth. Quando vado a leggere la distanza, clicco direttamente sul palmare, mi viene direttamente la distanza in automatico. Però la distanza io sto prendendo da questo punto e non da questo. Quindi mi sto calcolando quel punto là da questa distanza. Ci sono particolari accorgimenti a livello software, quindi stiamo guardando soltanto di dati, perché magari vado a dare la distanza tra questo punto e sopra e il palmare mi calcola la quota in maniera corretta. Preferito. Ci sono diverse modalità, di solito questa qua della triangolazione è quella un po' più comoda, perché magari se uno si muove uno poco la triangolazione può sbagliare quel po'. Logicamente diciamo, devo battere lo spigolo del fabbricato, solitamente non mi serve soltanto le coordinate, non la quota, solitamente. Se mi serve la quota devo utilizzare particolari accorgimenti. Altra funzione interessante, adesso magari la guardiamo adesso e poi dopo vi faccio vedere lo scarico dati, altrimenti dovremo andare in aula e ritornare qua, è quello del picchiettamento, che diciamo è uno dei punti di forza del GPS, perché il picchiettamento con la stazione totale, cioè l'operatore dietro la stazione totale, l'asse con il prisma che va in giro. Un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' più a destra, ci passa un sacco di tempo. Con il GPS questa antenna qua simula il prisma, quindi sono muovermi direttamente io con l'antenna e il palmare sul punto dove devo andare a picchettare.
step del menu principale, dico tracciamento punti, vado a segnalare il punto che voglio tracciarmi, per esempio il punto 100, dico ok, mi dirà il palmare di quanto muovi, ma nord o sud, per raggiungere quel punto, quindi dice spostati un metro a destra, un metro a sinistra, vai un metro avanti e un metro dietro. In particolare questo palmare ci dice anche con che grado di precisione stiamo picchettando. Logicamente dobbiamo tenere in considerazione che quando abbiamo rilevato il punto c'era un errore, ma quando stiamo picchettando c'è comunque un errore. Ok? Sono piccoli accorgimenti dell'utilizzo del GPS che possono migliorare nel lavoro, nel senso che lo rende più efficiente, magari possono essere difficoltose le prime volte, diciamo devo pensare a tutte queste cose, però magari una volta che uno ha preso il concetto, come nell'utilizzo c'è stato il passaggio tra le unite e la stazione totale, adesso c'è il passaggio stazione totale e GPS, metodologia di lavoro, stiamo parlando della stessa cosa, rilievo topografico, una diversa di metodologia, molto più veloce. Bisogna studiare la teoria degli errori. La teoria degli errori è... Io l'ho fatta breve, quella era un po' più lunga. E perciò dico, quello bisogna studiarla bene. Quindi ci dice di quanto spostarsi per raggiungere il punto. Una volta raggiunto il punto, possiamo impostare, la stella diventa più grande, ci rende preciso il punto dove picchettare. Picchettiamo e passiamo a comodità anche di... io sempre che faccio pubblicità, in realtà la faccio. Però conosco bene questo prodotto e è comodo anche l'interfaccia che attraverso un programma della Stonex c'ha con Pregeo. Quindi direttamente io collego il palmare, vedremo dopo, lo vedremo a schermo, mi crea il file punto dato da caricare in Pregeo e posso... Va bene? Domande? Per stomme linee è questo. Possibile poi collegarlo alla stazione totale, per lavorare con l'utilizzo integrato? Allora, si può fare il rilievo integrato non collegandolo differentemente. In che senso? Io mi batto a sto punto, invece che calcolarmi lo spigolo di fabbricato con la triangolazione, mi batto a sto punto, piazzo la mia stazione totale qua, mi batto con l'altro, quando vado a scaricare il lavoro sul PC vado a integrare i due lavori, ormai tutti i programmi. Ma separatamente devo farlo manualmente, allora sì, manualmente lo studio va unito, ci sono delle funzioni del programma, unisci rilievo stazione, diciamo. Quindi dobbiamo memorizzare sia sulla stazione totale. Questo sia programma qua si interfaccia direttamente con la stazione, quelle robotizzate che avevamo nell'aula sostanzialmente. C'è la parte stazione totale, quindi è possibile utilizzarlo. Leviamo, aggiungiamo la prisma a 360 gradi e posso utilizzare la stazione per la robotizzazione. Ci vediamo domani. Allora. Senti, ma è possibile rilevare e picchettare contemporaneamente? In che senso? Con il programma, ci sono programmi che ti permettono sul campo di fare contemporaneamente le due cose? Allora, conoscendo le coordinate... Non lo so, per esempio. Conoscendo le coordinate del punto, io vado a inserire e posso andare sul posto a picchettare sostanzialmente. Se è possibile farlo. Cioè, quando vado a impostare qua, invece che andare a selezionare il punto da una lista di punti, vado a mettere le coordinate manualmente e il palmare mi porterà sempre tramite la GPS sul punto da picchettare. Questa è la. Va bene? Domande così di? Come abbiamo visto prima, l'avete visto con me e col collega, è basato su Windows Mobile, quindi si collega al PC tramite tramite Bluetooth, oppure più semplicemente, un po' più stabile come connessione, tramite un cavo USB di USB, come facciamo con i moderni barbarini, telefonini e quant'altro. Essendo basato su Windows Mobile si collega con il programma per lo scarico dati di Windows Mobile. Io ho Windows 7 come sistema operativo e si chiama Centro Gestione Dispositivi Windows Mobile. Per XP si chiama Active Sync, è la stessa cosa sostanzialmente. Una volta che si è collegato il telefono, il palmarino, il programma che utilizziamo per lo scarico dati, che consigliamo di utilizzare per lo scarico dati con questo strumento, perché il programma lo fa già in automatico, è lo Stonex Data Manager. Questo qua, una volta che il palmarino è in automatico, è collegato, in automatico mi dà l'elenco dei lavori che abbiamo effettuato,
eccole qua, vedete? E adesso non so il collega qual è fatto, il limite dovrebbe essere questo, lo seleziono e dico copia da palmare a computer, quindi trasferimento terminato, ma copiato questi due lavori, li vado a selezionare, gli dico disegna, mi va a chiedere qual è il sistema di coordinate che voglio utilizzare, di solito va bene anche il sistema locale, mi dà l'elenco dei punti, sono battuti soltanto questi punti, gli dico conferma, formazione disegno, sta facendo un problema, ho scaricato due copia da palmare, disegno, sistema di coordinate, questo è l'elenco di punti, abbiamo fatto soltanto 4 punti, il mio punto centro di coordinate 000, vedete, il mio ellissoide, glielo confermo. E questi sono i punti che siamo battuti. Sostanzialmente siamo battuti con un collega che avete fatto, abbiamo dovuto più o meno un quadrato, ho il mio elenco dei punti. A questo punto posso fare due operazioni. La prima, che magari è quella che mi interessa di più, è esportare direttamente in Pregeo. Quindi vado sul file, esporta, Pregeo. Vado a compilare i miei dati. Adesso stiamo un po' di dati a caso. Mi dà una quota sul livello del mare. Una lista media, mi va a selezionare il tipo di aggiornamento, quindi se è un frazionamento, se è un mappaggio, una costruzione o quant'altro, quindi tutte quelle informazioni che servono al catasto, gli devo soltanto andare a inserire qual è la base del mio GPS, quale base sto utilizzando, questo perché abbiamo lavorato in RTK, quindi il programma mi chiede, non utilizzo la base che c'hai a 30 km, ma utilizzo magari il punto 100, che sarebbe l'inizio del mio rilievo, con queste coordinate mi dà l'orario di inizio del rilievo e l'orario di fine, va bene? Fatta questa impostazione, componi il file Pregeo, ma ha creato il file Pregeo a velino.dat, che cosa fa? Che è una classica impostazione di un punto dat da importare in Pregeo, e questo diciamo il programma ci permette di esportare direttamente in Pregeo senza fare alcuna modifica. Altre impostazioni, magari non voglio utilizzare SDM ma qualsiasi altro programma, dico esporta, mi esporto un .txt, avellino.txt, ok? Ti dico le cifre decimali, le varie impostazioni, magari di solito se uno non ha particolari esigenze utilizzo quelle standard, e mi ha esportato questo rilievo .txt. Altra cosa importante è quello, magari mi sono fatto il rilievo di questo terreno, devo andare a piazzare una costruzione, quindi voglio andare a piazzare almeno 4 punti, devo andare a picchettare, quindi dico disegno, traccio punti quotati, mi parte in automatico dall'ultimo numero disponibile, quindi qua mi dice 105, l'ultimo che avevo tracciato è 104, dico conferma, mi vado a piazzare il punto, adesso ho cambiato il simbolo, mi piazzo i miei punti, vado a esportare il lavoro su Palmare. Dico file, esporta, file stone XRV5, in automatico mi darà il nome del lavoro che ho portato, che era Avellino, underscore 1, posso mettere underscore 1 oppure magari posso mettere underscore pic. Ok? Lo salvo, mi ha creato il file, vado di nuovo in connessione periferica tramite l'active sync, mi trovo Avellino.pic, gli dico copia da palmare da computer a Palmare e mi ritrovo tra gli elenchi tra l'elenco dei lavori importanti su Palmare c'è anche Avellino underscore pic. Vado su Palmare, lo accendo, c'ho il lavoro importato e vado a fare il picchettamento. Questo è molto molto semplice, questa è diciamo in maniera molto rapida l'utilizzo di questo sistema con il programma SDM, Stonex Data Manager. Voglio utilizzarlo con AutoCAD, mi tiro fuori un DXF del lavoro come pare. Posso importare direttamente il DXF su Palmarino come file DXF, altrimenti posso importarlo anche tramite sempre SDM, che è un modo un po' più veloce perché è stato creato apposta per questo sistema, per il programma, quindi è un po' più veloce diciamo. Quindi importo il mio DXF oppure un'immagine raster oppure un TXT in qualsiasi formato. Ok? Questo in maniera veloce, è un piccolo CAD questo, non ha grande potenzialità
di AutoCAD, però è un'interfaccia perfetta con questo sistema. Questo è lo scarico dati, modifica e reimporto, oppure scarico dati, abbiamo visto come può trasferire il file per AutoCAD. Va bene? Domande? Questa era la that's all. Quando importiamo il BigSurf in questo nuovo programma, sì, ce lo calibra pure dopo. La calibrazione la fa sì, delle coordinate geometriche da andare a dare. E se ce lo importiamo nel programma, è inutile dire. Sì, sì, se sì, non sì, ce sì, lo no, calibra. No, solo ce lo calibra. Vabbè, questo programma qui si interfaccia anche con varie tipologie di stazioni totali per andare a fare poi unire il primo file con il GPS, con magari mi mancava un punto solo, mi sono battuto una stazione totale, in questo caso posso andarmela a importare, così vettura file a seconda della tipologia della stazione, o tramite la corda seriale vado a unire i due rilievi. Allo stesso modo, una volta uniti i due rilievi, me li porto sul palmare, vado a picchettare oppure me li esporto per prendere. Quindi, come diceva il signore, non c'è un'interfaccia diretta, però magari per esempio la nostra stazione totale R2 c'è una SD, collego il palmare col cavo e prendo l'SD della stazione e posso unire i due rilievi e mi creo un unico file che può essere un BigSurf oppure un punto dat. In questa maniera veloce l'utilizzo del GPS. Domande? Punti di questione? Tutto chiaro, no? Va bene. Ringrazio della partecipazione. Per essere un po' più chiaro tutto sul sistema GPS. Alla prossima. Alla prossima.